Calici di Stelle bis il successo della passata edizione, quella del record assoluto di partecipanti. La 20ª edizione della Kermesse enogastronomica, che si è tenuta nelle sere del 3, 4, 9 e 10 agosto nei Giardini di Olivi della Rocca di Carmignano, ha fatto registrare ben 6.650 presenze. E anche la chiusura della manifestazione è stata dal record, con 2.634 paganti per il gran finale nella notte di San Lorenzo. Siamo riusciti a far vedere la nostra rocca e il nostro territorio a tante persone, e non solo toscane ma anche fuori dalla Toscana. Poi i numeri fanno parte del gioco, però Calici di Stelle in questo momento sta andando bene e sta crescendo automaticamente tutti gli anni di più. Calici di Stelle, come ogni anno, è l'evento clou dell'estate carmignanese, sia per la location che è meravigliosa, l'antica rocca di Carmignano è uno dei posti più belli del nostro luogo, ma soprattutto per le sinergie, insieme alla Proloco di Carmignano, il Consorzio dei Vini e i tanti turisti e cittadini che arrivano da tutta la Toscana per questo evento, con i nostri vini, i cibi e diciamo un po' tutti gli aspetti caratteristici di Carmignano. Calici di Stelle è sempre più un'occasione per valorizzare il territorio e i suoi prodotti. Protagonisti principali della rassegna sono stati i vini del territorio, abbinati alle specialità gastronomiche proposte dai vari stand. Il tutto in uno scenario mozzafiato sulla piana tra Firenze, Prato e Pistoia, con tante iniziative collaterali. I vini che ci sono sono l'espressione del territorio. Il territorio di Carmignano è un territorio di eccellenza, tant'è vero che Cosimo III de' Medici, penso che non sia il primo a dirlo, l'ha sancito come la prima DOCG nel mondo. E noi oggi presentiamo la prima DOCG nel mondo, cioè presentiamo il Carmignano, eccellenza del vino italiano, eccellenza del vino toscano, vino antico, vino dai grandi sapori, vino dalle grandi essenze.